Avremo le due domeniche, il 7 e il 14 di novembre, come è tradizione, come è storicità, i produttori in piazza Garibaldi, e attorno tutte le altre varie iniziative come gli artisti di strada, gli spettacoli per i bambini, il coinvolgimento delle scuole, gli spettacoli assolutamente a teatro, quest'anno con un arricchimento sempre maggiore e con degli artisti importanti, Rita Marco Tulli e Chiara Civello la prima domenica e Bungaro con Marco Pacassoni la seconda domenica. Quindi un evento tutto da scoprire, storico, ma che è sempre nuovo. Quest'anno avremo la novità del videomapping, quindi Cartoceto e il centro storico si animeranno, prenderanno forma. Palazzo del Popolo infatti sarà protagonista di questo videomapping su padre Stefano Pigini, uno frate scultore vissuto a Cartoceto e che tanto ha segnato la vita dei cartocetani. Quindi tra arte, cultura, enogastronomia e storia ripercorreremo anche quest'anno Cartoceto dopo il festival. Vi aspettiamo ovviamente tutti a Cartoceto. Le attività che la Proloco va a proporre quest'anno sono tante e diversificate su tutto il territorio. Prima la collaborazione con tutte le scuole, i licei artistici e i licei alberghieri del territorio, a partire da Pesaro, Santa Marta, il liceo Mengaroni, il Celli di Piobico, il Cecchini, l'Istituto Agrario, che collaborano da diversi anni con noi. Il Mengaroni ha in tutti questi anni prodotto foto, filmati, disegni che tuttora sono presenti sul territorio. Quest'anno sono presenti, quest'anno che svilupperanno un progetto che era dell'anno scorso, che doveva essere presentato l'anno scorso. Il Santa Marta verrà a Cartoceto a fare un cooking show la prima domenica, con i ragazzi che saranno presenti anche in Sala del Trionfo, dove l'osteria della Proloco farà la degustazione. Poi la seconda domenica sarà presente invece l'Istituto Alberghiero di Piobico, come primo anno, è la prima volta in assoluto, e anche loro faranno una presentazione dei loro prodotti del nostro territorio per essere cucinati e degustati. I Sentieri Verdi, dove l'associazione della podistica di Cartoceto ci darà una mano a presentare e a fare le escursioni. Il Ponticello, che farà con i suoi addetti le escursioni sul nostro territorio. Per partecipare non serve prenotazione, quindi per partecipare all'evento basta presentarsi con Green Pass. Per invece gli spettacoli a teatro è necessaria la prenotazione su Ciao Ticket, quindi prenotazione online. Poi ci saranno le osterie, i nostri locali del centro storico che ospiteranno coloro che vorranno pranzare o cenare o degustare i nostri piatti a Cartoceto.